Attenzione anche a Banca Monte dei Paschi di Siena, perché il CDA apre le aggregazioni. Ieri il board di Rocca Salimbeni ha dato mandato a Credit Suisse per cercare un potenziale partner per una combinazione. Il Monte ha annunciato l'apertura di una data room virtuale, di un luogo contenente tutti i suoi documenti più importanti, per consentire a tutti i soggetti di analizzare i numeri della banca. Il CDA di Siena si allinea quindi alle posizioni del suo primo azionista, il Tesoro, che da tempo ha individuato in Unicredit il potenziale Cavaliere Bianco. Su questo punto coinvolgiamo Salvatore Gazziano, di Soldi Expert, società di consulenza finanziaria, con noi in collegamento Skype. Buongiorno e grazie per essere con noi, come sempre. Salve, buongiorno. Dunque, Monte dei Paschi di Siena si è decisa, adesso anche il CDA, a non percorrere più la via stand-alone, cioè stare da sola. Il 2021 sarà l'anno di un'aggregazione, secondo lei, o la strada è irta di difficoltà? Ricorderà che il processo delle banche venete durò quasi 18 mesi prima che arrivassero a Intesa San Paolo. Diciamo che il 2021 dovrebbe, diciamo, da quello che anche di fatto a livello europeo è stato stabilito con l'ingresso dello Stato, che ricordiamo che attualmente il Tesoro ha circa il 63-64% di azioni, quindi il primo azionista di Monte dei Paschi di Siena, si era impegnato a far entrare un partner e quindi uscire da questa situazione, diciamo, di temporanea stampella pubblica nei confronti di una banca che in questi anni ha avuto dei problemi non da poco in tutto quello che riguarda la gestione ordinaria, la gestione delle partite del passato, che hanno veramente molto condizionato la storia di questo istituto. Diciamo che il 2021 teoricamente, come diceva giustamente, dovrebbe vedere la sistemazione di questo dossier, ma in realtà la sistemazione sarà dovuta di nuovo a degli ulteriori disco verde che dovrà ottenere questa operazione, perché è chiaro che il Monte dei Paschi di Siena, così com'è, con i bilanci che ha presentato in questi anni e tutte le partite e contenziosi aperti, da quello delle sofferenze, da quello dei contenziosi legali, da quello della gestione anche ordinaria di questa banca, in un mondo che è diventato sicuramente molto ben più competitivo, come ben raccontava questa mattina l'amministratore delegato di Fineco, che è fra i vincitori sicuramente di questo mondo bancario nuovo degli ultimi 10-15 anni. Il Monte Paschi di Siena è quasi dalla parte opposta. Ebbene, diciamo che per andare a sistemare un dossier così complicato come quello di Monte dei Paschi di Siena sarà necessario di fatto un bel aiutino a chi se la comprerà. Non a caso si parla da tempo di Unicredit, con l'ingresso anche di un ex ministro di peso come presidente, e anche quindi con tutta una serie di sgravi fiscali, con tutta una serie anche di aiutini che sarebbero fondamentali perché qualcuno vada a nozze con Monte dei Paschi di Siena. Quindi qua ci sarà poi anche da vedere se, al di là di tutto ciò che il Tesoro italiano e tutti, diciamo, gli advisor che adesso si è aggiunto anche Credit Suisse in questo processo molto difficile, daranno il via a un'operazione che sicuramente non è un'operazione proprio di mercato con la M maiuscola, ma di fatto è una sistemazione di una partita sicuramente molto scottante, di una parte del mondo bancario italiano significativa, che sicuramente ha avuto delle ripercussioni molto ma molto negative sui conti anche dei risparmiatori, se consideriamo il titolo, cosa ha fatto in borsa, ma anche diciamo un pessimo esempio anche dei controllori che hanno diciamo lasciato che Monte dei Paschi di Siena arrivasse in una situazione di questo tipo. Gazziano, allora grazie per questa ampia analisi sul titolo MPS, che ci ha anche aiutato a fare un po' il punto della situazione su questa che è una comunque delle prime banche ancora in Italia. Salvatore Gazziano di Soldi Expert, società di consulenza finanziaria. Alla prossima, buona giornata. Grazie.